Hola, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come ci darà il titolo, testeremo insieme la nuova collezione di Natasha Denona. Mi è arrivato oggi questo pacco e non vedevo l'ora di provarlo, quindi mi sono subito truccata. Infatti, come vedete, ho la base e le sopracciglia già fatte perché volevo provare solo ed unicamente lei. Aprendola, sperando di non rompere nient'altro perché purtroppo un prodotto mi è arrivato rotto. Questa modella è stupenda. Quindi abbiamo la nuova palette bronze, poi qua abbiamo la bronze cheek che invece è una palette di illuminanti e i tre gloss. Devo ammettere che appena l'ho vista su Instagram me ne sono subito innamorata, è proprio una palette che acquisterei per i toni caldi, molti shimmer, è vero, ci sono molti ombretti shimmer, però allo stesso tempo sono tutti così, oh mio Dio, bellissimi, guardate qua. Ve la mostro da più vicino, questa palette secondo me è veramente una bomba, potrebbe paragonarsi tipo alla Soft Glam di Anastasia Beverly Hills, perché è proprio wow. I miei toni, io amo questi aranciati, bronzi, dorati. Come potete vedere ci sono sei colori opachi, anche se Deep Dive sembrava leggermente shimmerino, in realtà una volta sbocciato a metà sul particolare sembra un po' latex di Nabla, quindi al tatto sembra quasi un po' cremoso, però alla fine è in polvere. Quindi è una texture molto particolare che sono molto curiosa di provare, specialmente per vedere se si sfumerà bene, perché i colori scuri non sono sempre facilissimi appunto da sfumare insieme agli altri colori, quindi vedremo un po' com'è. Ho pensato di fare magari, siccome ho un video incentrato su questa palette, diversi look, così vediamo un po' tutti i colori. Niente, vi lascio gli swatches e poi direi che iniziamo. La palette la trovate già da Sephora al prezzo di 69 euro e come grandezza è uguale alla Love Palette, quindi la misura media direi, perché ad esempio la Sunset è decisamente più grande e ovviamente anche le cialde sono molto più grandi, ma anche il prezzo è molto più elevato. E questa qua è la Sunset. Come vedete le cialde sono molto molto più piccole, però secondo me basta e avanza, cioè diciamo che questo è proprio per i truccatori, se hanno bisogno di tantissimo prodotto, oppure una ragazza che si trucca solo con questa palette. Se come me avete diverse palette, questa sicuramente vi può bastare. Il fatto che sia più piccola è più comoda anche da portare in giro, quindi vedo solo lati positivi su questa nuova forma di palette. Dietro è sempre più morbida rispetto alla parte davanti, ci sono i buchetti per rimuovere le cialde se uno vuole dei colori specifici da utilizzare a parte appunto per toglierli dal pack. Quando l'ho vista su Instagram me ne sono subito innamorata, quindi se non me l'avessero mandata l'avrei comunque comprata, quindi sono super contenta appunto di averla ricevuta. Grazie mille a Ready to Fly per avermela mandata. Mi dispiace che faccia un po' riflesso, ok, così no. Vado a prendere come prima colorazione questa qui, che è tipo un caramello, sì, un bel color caramello. Andiamo ad applicarlo qui sulla piega. Gli ombretti di Natasha sono veramente super pigmentati, penso lo possiate già notare, cioè sono una cosa pazzesca. Uno dei miei brand preferiti per quanto riguarda le palette. Questo qua sembrava più chiaro, in realtà una volta applicato sull'occhio è leggermente più scuro, penso si noti. Quindi poi vado con Sundown, che è un più un pescatino, questo colore qua, e lo applico subito sopra. Per sfumare meglio. Bello questo. Guardate come si sfumano anche molto bene tra di loro. A prima occhiata il colore che mi ispira di più, che vorrei applicare come primo colore shimmer, è Silk, questo colore qua. Penso che andrò prima con il dito. Oddio, è super burroso al tatto e lo applico. Ma ci rendiamo conto della bellezza di questo ombretto? Quindi ora andiamo a prendere invece True Bronze, il colore leggermente più scuro, in realtà anche questo è molto luminoso. E lo andiamo ad applicare nell'altra metà occhio, questa volta con il pennello. Forse si assomigliano leggermente. Proprio è leggermente più bronzato, però sull'occhio poi non si percepisce tanto la differenza. Che strano. Proviamo Deep Dive, che sarebbe il colore più scuro con la texture più particolare. Vediamo un po'
come si comporta applicato qui alla fine dell'occhio. Cioè non è un nero, non è un marrone, è un nero con all'interno anche un po' di viola. Sì, è vero, è proprio il colore. No, pensavo ci fosse scritto oliva. Comunque sembra un'oliva nera, che ha quel, penso, è da un po' che non mangio le olive nere, però sembra un po' tipo un po' rossuccia, violacea. Sono andata troppo in qua con gli shimmer, però mi sembra che si stia sfumando bene. Fallout ne fa leggermente, ma non in maniera eccessiva. Vado a scurire anche un pochino la piega. Vado già a scurire anche la mia parte esterna con lo stesso pennello. E dopo col pennello scarico aggiungo anche un po' di Rouge e Sundown per andare a intensificare la parte iniziale, stando più leggera, non troppo scura. Come colore più chiaro, in realtà, sapete che forse manca, questo è più bronzato, ecco, devo mettere questo, cavolo. Forse manca uno shimmer chiaro, 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 perché gli altri, come vedete, sono più marroncini. Magari un colore chiaro l'avrei visto molto bene. Però vabbè, proviamo a mettere, sì, dai, True Copper, che è quello che ho appena swatchato, qui più vicino al colore scuro, giusto per vedere se si scurisce leggermente. Oddio, ne ho preso leggermente troppo. Cioè, sono proprio super, super pigmentati. Ho decisamente messo troppa pressione perché magari sono abituata con altre polveri meno pigmentate. Ma questo qua è una cosa pazzesca. Infatti, fate attenzione a non prelevarne troppo, se no fate come me, che vi fa un sacco di fallout. Molto, molto bello anche questo. Sì, è più bronzo, un po' più scuro rispetto a Silk che avevo messo prima. Applico delle ciglia finte per farvi vedere l'effetto e poi passiamo a un altro look, che non le vado ad inquadrare perché sennò poi se le stacco è un casino con la colla rifare i look sopra. Già così rende l'idea e mi fa letteralmente impazzire questo look. Quindi primo look andato, poi voglio sapere qual è il vostro preferito, quindi passiamo da quest'altra parte. Da quest'altra parte vorrei provare come shimmer questo colore qua, che è l'unico sul viola, quindi completamente tutt'altra cosa, vedete, rispetto ai bronzi dorati. E proviamolo da questa parte. Quindi vado a prendere Suntan, che è questo colore qui, un po' meno caldo rispetto agli altri due che abbiamo provato prima. Vado a sfumare per bene. Poi prendo Beach. Vedete come questo è molto più caldo? Questo è più neutro. Secondo me Magma ci può stare bene come colore intenso, così proviamo un altro colore in più. Quindi prendo un pennello più piccolo, prendo poco prodotto, sbatto e vado a intensificare. Wow, ma la vedete la pigmentazione di questi ombretti? Cioè, è qualcosa di pazzesco. Ovviamente se non siete esperti, probabilmente non è la palette più semplice da utilizzare, perché ovviamente applicando tanto prodotto bisogna saperlo anche un po' gestire, però con queste cialde fate di quei look veramente, veramente power. Rhodium, che si pronuncia così? Io le mie pronunce. Questo colore forse non mi fa impazzire, cioè non mi fa dire wow. Sicuramente è molto particolare, che ha tantissimi riflessi, non so se si possono percepire dalla videocamera, però ne avrei fatto anche a meno, non è niente di che. Quindi come colorino nella parte iniziale andiamo a mettere Bliss, questo qua. Colori che magari stanno anche bene tra di loro, però non li vedo connessi molto bene con gli opachi. Fatemi sapere ovviamente secondo voi com'è. Vado a mettere la ciglia finta per darvi un'idea. Ecco qua con la ciglia finta. Ora magari faccio anche una ripresa con il telefono. Oh, così sì che si vedono bene, eh? Guardate che perle pazzesche veramente. Quindi il primo look e poi quest'altro, sicuramente Bliss mi piace molto perché ha tantissimi riflessi duochrome,
mentre l'altro appunto non è il mio preferito. Andiamo avanti, quindi ora mi strucco. Come primer vado ad applicare questo qua di P. Louise e vediamo un po' se cambia la performance degli ombretti. Io, se vi interessa, uso la 02. Che colori ci mancano? Ok, ci mancano quelli più scuri, quindi questa parte qui. E anche Holly, questo qua che è il dorato più power. Questo colorino qui. E lo andiamo ad applicare. Proviamo a fare un elo. Sì, dai, facciamo un elo. Quindi lo applico sia alla fine che all'inizio del mio occhio. Ho sbagliato colore! Ho preso quello più scuro. Ok, quindi verso l'esterno e all'interno. Anche questo è uno dei look che preferisco fare sulla mia tipologia di occhio. E prendo Sundown, il colore più chiaro però caldo, più pescatino, e lo applico sempre all'esterno. Proveremo Palladium. Un colore, come lo definireste voi? È un marrone bronzato con anche un po' di champagne, secondo me. E lo applico su tutta la palpebra mobile portandolo verso l'alto. Come ultimo colore andiamo a prendere il dorato centrale e lo andiamo ad applicare al di sopra, proprio solo ed unicamente al centro, per dargli un tocco ancora più luminoso. E ora, siccome voglio comunque intensificare un pochino, prendo Magma. Qua gli opachi purtroppo sono sempre gli stessi, quindi non è che possiamo fare granché look di colori diversi, però è giusto per farvi vedere cosa farei io. E lo vado ad applicare simil eyeliner. Quindi con un pennellino minuscolo vado ad applicarlo qui alla fine dell'occhio e lo porto verso l'interno. Ovviamente volendo questa sorta di eyeliner potete farlo anche con il colore più scuro per avere maggiore intensità, però volevo stare sul tenue, quindi lasciare comunque tutto sui toni del marrone e non andare con un colore troppo scuro. Sempre sotto facciamo l'effetto halo, quindi marroncino da una parte e dall'altra collegandomi alla sorta di eyeliner. Fanno un po' di fallout, quindi vi consiglierei comunque di fare prima gli occhi della base. E al centro andiamo ad applicare gli ombretti shimmer che abbiamo messo prima, per avere un collegamento sia sopra che sotto. Mi piace tantissimo anche questo look così. Ok, applicate anche le ciglia finte, questo è il look terminato. Mi piace tantissimo, infatti credo proprio che una volta che finiremo anche quest'occhio poi lo farò uguale a questo perché è bellissimo. Ma ora proviamo le ultime tonalità. Come primer questa volta utilizzerò questo qua di Anastasia, vediamo se cambia qualcosa. È leggermente più chiaro, quindi magari i pigmenti sembreranno ancora più power, ma ora lo scopriremo insieme. Con questo di P. Louise comunque, come avete visto, sono sfumati benissimo e la pigmentazione è veramente veramente alta. Quindi top. Allora, come colori mancano? High Degree, che è questo rosso shimmer. Gli opachi li abbiamo provati tutti. E forse anche True Copper non l'abbiamo messo. Oddio, ora ho un dubbio. L'abbiamo utilizzato True Copper? No, sì, l'abbiamo utilizzato. E allora cosa manca? Forse questi due mancano. Solita cosa, andiamo a prendere un colore opaco. Andiamo a prendere Magma. E lo andiamo ad applicare sotto tutta la nostra piega. Come vedete è parecchio scuro, quindi vado un po' a sfumarlo con il pennello e a renderlo più chiaro, perché così è veramente troppo troppo scuro. E per aiutarmi a sfumare il tutto prendo sempre Beach, che diciamo che è il più chiaro, quindi è il più semplice da utilizzare per la parte più esterna, anche se preferirei, tipo, avrei utilizzato magari un colore sempre più rossiccio. Però vabbè, non essendoci, ci accontenteremo di questo. Ora direi che può andare così. Proviamo quindi High Degree. Cioè, questo colore, se avete gli occhi verdi, ve li risalterà in una maniera pazzesca. Con un pennellino vado a definire meglio.
L'ultimo colorino che ci manca è proprio lui, quindi andiamolo ad applicare qui all'angolo interno e un po' anche nella rima inferiore. Non noto così tanta differenza tra questi due ombretti swatchati sull'occhio. Forse questo è leggermente più scuro e questo è un po' più rosso acceso, però nell'occhio si nota poco. Ci sono forse parecchi colori che sugli occhi, come i primi due che abbiamo visto, si assomigliano molto, quindi avrei preferito aggiungesse un colore magari più chiaro per staccare, proprio un colore da punto luce, super champagne. E appunto questi due magari avrei dato dei riflessi diversi, perché boh, notate tanta differenza da una parte e dall'altra? Io no. Però poi una volta applicati mi sembrano molto molto simili. Sì, dai, andiamo ad applicare un po' di True Bronze che mi era piaciuto molto. Ok, rieccomi qua, ho ricreato lo stesso look. Ora, assolutamente voglio sapere tra i quattro qual è il vostro preferito. Vi aspetto giù nei commentini. Io credo che il primo lo metto al primo posto, questo lo metto al secondo posto, l'ultimo che ho fatto sui toni del rosso lo metto al terzo posto e al quarto posto metto il secondo che abbiamo fatto, quello più sul viola. Ma prima di dirvi cosa ne penso della palette, vi faccio vedere anche le altre novità, ovvero questa è la Bronze Cheek. Ne abbiamo due in crema e due in polvere, che il corriere abbiamo pensato di rompermi. Io direi di andare prima con un illuminante in crema e poi quello in polvere. Ovviamente utilizzerò questo più chiaro perché questo è leggermente troppo scuro. Usarlo proprio come blush un po' bronzo, luminoso. Bello, questo con l'abbronzatura secondo me spaccherà. Però andiamo a provare gli altri. Allora io prenderei questo. Ha dei riflessi rosati. Non me lo sarei mai aspettato. È in crema, sì, però è una crema abbastanza asciutta. Non è una crema oleosa che va a sciogliervi la base. Quindi questo è l'effetto solo con la crema. Ora vado a metterci Super Glow Nude sopra. Zigomo super luminoso. Ok, lo vado ad applicare anche sul naso, Super Glow Nude, e sull'arco di Cupido. Mentre dall'altra parte io andrei. C'è scritto che è un blush, questo è più naturale forse rispetto a quello di prima. E andiamo sempre con Glow Nude sopra. Ultimo prodotto, i gloss. Allora, si chiamano Gloss and Balm. Abbiamo tre tonalità, uno più chiaro con meno glitterini, diciamo che sono quasi impercettibili, mentre ne abbiamo altri due, medio e più scuro, che sono parecchio brillantinosi. Ci sono tutti sparkles doratini, rosatini, molto molto carini. Vi faccio gli swatches sulla mano e vediamo qual è il più adatto per questo look. Questo è Tan Nude. Bellissimo, questo è già il mio preferito perché, come vi ho già detto, non ha troppi sparkles, si vedono pochissimo. Poi abbiamo Caramel più scuro, sono di menta forse, vedete? Tutti e tre bellissimi. Vediamo subito com'è questo e poi gli altri magari vi farò vedere su Instagram. Ora l'ho applicato senza una matita, se volete maggiore coprenza ovviamente magari applicatela. Secondo me ci sta molto bene con questo look. Ora, vi dico subito cosa c'è all'interno perché sento un po' di freschezza, quindi sicuramente c'è qualcosa di particolare. Un balsamo labbra per le labbra ancora più piacevole per lenire, rinfrescare e risvegliare le labbra screpolate e secche. Ricco di olio di menta piperita, ecco, sentivo infatti
una profumazione di menta che rimpolpa le labbra, lasciando una sensazione di raffreddamento a lungo termine per sollievo. Alla fine, per quanto riguarda la palette, secondo me è super valida. La texture degli ombretti è veramente fantastica, sia degli opachi che degli shimmer. Io avrei giusto cambiato qualche shimmer perché secondo me si assomigliano un po' tra di loro e soprattutto questo colore non mi fa impazzire, però assolutamente bomba, mi piace veramente tantissimo, quindi se vi piacciono queste tonalità e le usate spesso, sicuramente ve la consiglio. Interruzione di servizio della milizia dell'editing, purtroppo ho perso l'ultimo file esportandolo, si è cancellato non si sa come, quindi non ho il saluto finale. Comunque spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Fatemi sapere ovviamente se ne vorreste altri di questa tipologia. Io nulla, vi mando un bacione gigante, ci vediamo presto con un nuovo video. Bye bye!